Buonasera a tutti, benvenuti nella sala stampa di Montecitorio. Un saluto particolare agli amici che ci seguono attraverso la web TV della Camera dei Deputati. Ci ritroviamo per presentare un disegno di legge, ma non è solo la presentazione di un disegno di legge, ma una riflessione culturale sul ruolo della cultura italiana nel mondo, sulla crisi demografica in Italia, e il rapporto che c'è tra gli oriundi italiani, le persone di cultura italiana, i cosiddetti italici. Ed ho qui con me Umberto Laurenti, che è il presidente dell'associazione Svegliamoci Italici e Scuola Italica, impresa sociale. Quindi grazie per essere con noi. L'occasione è questo disegno di legge, un visto contro lo spopolamento per lo sviluppo, rientra in nuovi flussi per un'Italia più aperta e adattiva. Presentiamo il disegno di legge che è a prima firma Porta e altri parlamentari, tra cui l'onorevole Di Sanzo, che poi sarà qui con noi, Porta e Di Sanzo, che stanno votando adesso e ci raggiungeranno a breve. La proposta di legge si intitola Disposizioni di semplificazione amministrativa per favorire il rientro dei giovani italiani e degli italici dall'estero, al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento e denatalità e di favorire la ripresa economica. Ecco, è un titolo un po' lungo, però ci voleva per indicare in sintesi quello che si vuole fare. Questa presentazione capita proprio in concomitanza con la presentazione del rapporto questa mattina, del rapporto Istat. Il rapporto Istat evidenzia ancora una volta, in continuità con il trend di questi anni, la diminuzione della popolazione italiana. E io mi sono portato dei dati, questo è un estratto del rapporto presentato stamattina. Ci sono titoli del tipo giovani e anziani, risorse per i territori, meno giovani, meno futuro. Vuol dire che, va bene, facendo una sintesi si vede una diminuzione anche della popolazione italiana negli ultimi anni, negli ultimi 10 anni, di quasi 1 milione di persone. Se noi andiamo a vedere da altre parti, i giovani dai 19 ai 34 anni nelle aree rurali del Mezzogiorno sono diminuite, questo è un dato dell'anno scorso, del 32,2% negli ultimi tempi. Lo dico così in maniera sintetica e scientificamente inesatta, perché poi ci saranno quelli più esperti di me che parleranno nel merito della questione. Ma un dato è chiaro. Se vedete qui il grafico, e lo possono vedere tutti, anche quelli che ci seguono attraverso la web TV da casa, i giovani dai 18 ai 34 anni per ripartizione geografica, no, sono in netto calo con l'avanzamento del tempo. Quindi questo pone un problema di natalità, non è il caso adesso qui di fare l'analisi regione per regione, potrei andare a prendere, ecco, qui con noi abbiamo poi delle testimonianze, c'è la Sabrina Sibone che ha fatto il sindaco di Pretoro, attualmente lavora nell'ambito dell'imprenditrice, c'è la professoressa Locci che insegna a Torino ma fa l'assessore originaria della Sardegna, assessore alla cultura a Ballao in provincia di Cagliari, un piccolo comune. Ecco, se io vado a vedere i dati persino del comune della Sabrina, vuol dire c'è una diminuzione, che è un comune turistico pure, una diminuzione degli abitanti che vedo si concentra in un altro comune lì vicino ma che ha avuto uno sviluppo economico più elevato. Quindi neanche i comuni a vocazione turistica riescono a trattenere la popolazione. Ecco, questi sono i dati sui comuni, tralasciamo se no andare a vedere comune per comune, e li ho visti io per voi, possiamo dire. Posso dimenticare qualche dato, ma la questione è questa: i giovani lasciano le aree interne,
si concentrano soprattutto nei grandi centri urbani oppure vanno all'estero. Abbiamo all'estero tanti cittadini di origine italiana, abbiamo tante persone che amano la cultura italiana e che parlano italiano. Ho un'altra sorpresa qui per voi, qui c'è l'amico Alexandre Del Valle, che è professore universitario in Francia, ha scritto diversi libri in francese e in italiano, oltre che in arabo, si sente profondamente italiano e siciliano, ma non ha la cittadinanza italiana. Ecco, lui è cittadino francese, per cui non ha bisogno della cittadinanza italiana, però sarebbe un vanto poter avere la cittadinanza italiana e anche essere considerati. Ecco, quindi ci sono queste persone che, pur vivendo all'estero, pur non essendo cittadini italiani, si sentono profondamente di cultura italiana. A questi si rivolge questo disegno di legge, che è una proposta, è un inizio, è di per sé non perfetto, immodificabile, ecco, un disegno di legge che è stato elaborato grazie alla volontà di persone che sono attente a questo, assieme all'onorevole Porta, all'associazione Italici, un gruppo di lavoro guidato da Aldo Aledda, che tra l'altro è stato direttore dell'emigrazione in regione Sardegna, ecco, che ringrazio tantissimo per essere qui con noi e che, nell'attesa dell'onorevole Porta, dell'onorevole Di Sanzo, è la persona migliore per illustrarci questo disegno di legge, che, ripeto, è un primo passo per porre la questione. Poi ci sarà tutto il tempo per dibattere, lo si potrà fare durante le audizioni, lo si potrà fare a partire da questo momento attraverso i suggerimenti che verranno, ripeto, che non sono preordinati, che verranno anche dalle testimonianze che ho citato prima. Abbiamo poi la dottoressa Sinisi, che si occupa di turismo, e abbiamo turismo, si è parlato tanto di turismo delle radici, quindi di far tornare gli italiani, gli oriundi italiani in Italia per conoscere la realtà delle origini, perché no, magari ristabilirci, sì, per ritornare a far fiorire anche questi borghi che, anche se sono sempre belli, a volte anche ristrutturati, si vede in maniera chiara ed evidente che sono dei borghi che diventano sempre più disabitati. Ecco, abbiamo il supporto dei dati Istat, ma basta la consapevolezza della realtà sociale, culturale del territorio, la sintonia col territorio, per capire che siamo in un trend negativo, per capire che quando andiamo non è possibile, che fa male al cuore vedere questi borghi che sono piene, pur se piccoli, sono pieni di storia, di ricchezza storica e culturale, sia per l'architettura del tempo, penso ai borghi medievali, e anche le opere d'arte che sono custodite sicuramente in ogni chiesa di questi borghi, ma anche nei palazzi storici o in qualche monumento storico, che sono pur sempre una ricchezza che noi non tralasciamo, perché abituati magari a quelle grandi opere che si trovano a Roma, no, eccetera, però o nelle altre città, ma ognuno di questi borghi nasconde una storia, una cultura, una tradizione, una comunità. Ecco, far ritornare il borgo comunità viva anche attraverso la presenza di chi si sente italiano, di chi ha una capacità lavorativa e può tornare a dare il proprio contributo, visto che c'è una domanda di lavoro, magari di quelle arti manuali che in Italia si stanno sempre più perdendo e che dobbiamo riproporre al giorno d'oggi. La tradizione dell'artigiano, per esempio, ecco. Però questo è tutto un discorso, ci sarebbe da fare un convegno articolato con diverse sessioni. Sono state fatte delle leggi per aiutare i borghi, ricordo la legge Realacci per promuovere i borghi, ma non è sufficiente.
bisogna intervenire in diversi modi e da diverse parti. Questa proposta di legge è legata alla realtà degli italiani all'estero, della cultura italiana all'estero, ed è uno degli strumenti possibili. Bisognerà lavorare ancora per rendere anche questo strumento concreto, fattibile, efficace nel contesto concreto del territorio. Ecco, magari anche modificando e aggiungendo a questo disegno di legge anche altri, affinché possa meglio interagire con le strutture del territorio e strutture amministrative alle quali è legato indirettamente o direttamente. Quindi grazie Aldo Aledda per la tua introduzione su questo progetto di legge. Io solo dipinto il contesto socioculturale, ma anche troppo in maniera troppo succinta, perché sennò avrei letto un po' di dati Istat di stamattina, ma sì, ce l'ho qua davanti, poi se qualcuno li vuole. Abbiamo del materiale per voi, ecco. La proposta di legge e poi una serie di dati generali. Ecco, questi poi li... E un po' di dati generali che abbiamo predisposto come comitato 11 ottobre. Noi chi siamo? Siamo appunto un gruppo di persone impegnate nel mondo dell'immigrazione che hanno deciso di vedere le cose un po' diversamente da quelle tradizionali. Cioè le immigrazioni spesso sono è un mondo fatto di parallele che non si incontrano. Da un lato ci sono gli italiani all'estero che hanno certe richieste e dall'altro lato ci sono istituzioni italiane che ne hanno delle altre. Gli italiani all'estero chiedono all'occorrenza assistenza, chiedono di vedere tutelati meglio i propri diritti, chiedono di poter fare qualcosa in più per l'Italia. Le istituzioni chiedono agli italiani all'estero di prodigarsi per loro, per la cultura, per il commercio, per l'immagine del paese complessivamente. E noi ci siamo chiesti, ma al di là di queste cose che camminano ormai da decenni, possiamo trovare un punto d'incontro, una mediazione tra le esigenze degli italiani all'estero e le esigenze delle istituzioni? Vediamo quali sono i problemi più drammatici dell'Italia, ragioniamo qui. Allora noi già dal 2018, prima che il problema diventasse cruciale e ne discutevano soltanto demografi, incominciamo a fare dei seminari sullo spopolamento e sull'invecchiamento della popolazione, chiedendoci a queste cose possono venire risposte anche dal mondo degli italiani all'estero, discendenti degli italiani all'estero e dei giovani ultimi expat? È possibile, ci siamo detti, non dappertutto, perché le soluzioni a spopolamento sono molteplici. Oggi in Italia va molto l'idea della fertilità, no? Puntare sulla famiglia, però noi sappiamo anche bene che sono politiche che da sole non reggono, perché intanto perché anche se dessero dei frutti, i frutti non si vedrebbero prima di 20 anni, prima che i baby concepiti oggi abbiano l'età di lavoro. Sì. E invece l'esigenza è attuale, e non è di oggi, è di ieri. In tutto il mondo si stanno mettendo in moto anche di queste politiche che sono giuste, però non sono chiaramente sufficienti. Qui arriva l'onorevole Porta. Ecco, come avevo preannunciato, ecco l'onorevole Porta, che poi dopo l'introduzione di Aldo ci darà il suo saluto e il suo intervento. L'onorevole Porta è eletto nella circoscrizione estera, ripartizione Sud America, ed è la persona che ha proposto questo disegno di legge. Quindi ci siamo detti, è possibile, che cosa si può fare? Mettiamo insieme, diciamo, una nostra proposta, perché indubbiamente i metodi utilizzati universalmente sono due. Uno, quello che ha meno successo, della fertilità femminile, ma in tutto il mondo
la crescita è sotto zero, anche i paesi che sono andati più avanti hanno fatto 1,8, credo la Danimarca, la Francia 1,4, però siamo sempre sotto zero, non bastano. Quindi non basta questo tipo di apporto. Gli altri metodi sono quelli delle immigrazioni seguite in tutto il mondo. L'Italia è molto particolare perché su questo fenomeno tra forze politiche e opinione pubblica si divide quasi in due. C'è chi la pensa con la pancia, c'è chi la pensa col cuore, però nessuno la pensa con la testa. Cioè, in tutto il mondo i flussi migratori, pensiamo alla Germania, qui abbiamo dato alcuni dati come comitato, riguardo, la Germania è il paese cresciuto a 85 milioni in Europa, l'unico paese che sia cresciuto. È il secondo paese al mondo come accoglienza di stranieri, 16 milioni, il primo in Europa. Il primo nel mondo, qual è? La più grande potenza economica mondiale, gli Stati Uniti, con 59 milioni di immigrati. Cioè gli stranieri stanno coprendo tutte le esigenze dei paesi occidentali ormai invecchiati, e dico invecchiare bene, non è che sia male, per carità, però indubbiamente la mancanza di intelligenze cosiddette fluide sta condizionando il futuro dei nostri paesi. Quindi allora qualcosa bisogna fare. Allora noi cosa abbiamo pensato? Abbiamo una possibilità, che è quella degli discendenti degli italiani all'estero, dei vecchi emigranti, dei previ emigranti. In questo caso chiaramente non possiamo fare appello a tutti in tutto il mondo, perché io dicevo prima parlando, sono reduce da dei convegni con i giovani sardi all'estero, in Svizzera, ma nessuno dalla Svizzera pensa di trasferirsi in Sardegna, ma non solo per il potere della moneta, anche per lo stile di vita, si è abituato a certi sistemi e qui è chiaramente difficile riuscire. Ecco, però ci sono altre aree in cui il discorso è possibile, l'Italia è appetibile, per esempio l'America Latina, laddove le tribuzioni italiane sono appetibili, lo stile di vita è attrattivo e possiamo fare delle cose. Qui in questo documento che vi abbiamo dato porto un dato relativo al Venezuela che è sintomatico. Tutti sappiamo la crisi che ha subito il Venezuela, sappiamo come sono andate le cose, sappiamo che in Venezuela ci sono 2 milioni di origine italiana, 176 mila cittadini italiani. L'Italia è stata un po' a guardare, ha portato un po' di cibo per nutrire i poveri venezuelani, però è stata essenzialmente a guardare. Cosa è successo? È uscito un recente studio dello IOM, dell'Organizzazione Mondiale delle Immigrazioni, che ci racconta come l'emigrazione venezuelana, complessivamente di 7,7 milioni di persone, di cui 6,6 fermatisi in America Latina e Caraibica, nella sola Colombia abbia costituito quasi il 2% delle entrate fiscali del paese, per circa 804,3 milioni di dollari USA, e si proietti a crescere ancora di più nel 2023 con la regolarizzazione di tutti i venezuelani rifugiatosi nel paese. Altro dato interessante è l'elevato livello di occupazione degli immigrati venezuelani, che abbraccia il 90% in età lavorativa, con il bel 20% in possesso di un'istruzione superiore. Chi un po' ha conosciuto il Venezuela, anche marginalmente, sa che la comunità italiana è una comunità altamente qualificata di imprenditori, di giovani laureati, e quindi veramente interessante. Analogo impatto lo si avrebbe anche in altri paesi come Aruba, Costa Rica, Cile, Repubblica Dominicana e Perù. Un fenomeno particolare si è avuto a Panama, dove gli imprenditori venezuelani hanno investito 1,8 milioni di dollari nell'ultimo decennio, creando 40.000 nuovi posti di lavoro, il 70% dei quali a vantaggio dei panamensi. Ora, questa è una partita che è sfuggita all'Italia. Noi anche nei nostri incontri lo dicevamo, creiamo un grande ponte aereo, una nave che porti qui tutti i venezuelani che verrebbero tornare in Italia. Noi il solito atteggiamento attendista, ma poi cosa si fa, eccetera. Queste sono occasioni da sfruttare. Questa legge, che non a caso è chiamata di semplificazione amministrativa, intende abbattere un primo ostacolo, la circolazione accidentata in Italia dal paese più burocratico del mondo.
in cui non, magari non esiste la tortura fisica, però esiste la tortura burocratica. E allora si è provato con questa proposta di legge di abbattere un certo tipo di barriere, ripetizioni, slalom tra uffici, chi viene in Italia deve passare attraverso consolati, questure, uffici regionali, uffici comunali, cose che non finiscono mai e vive uno stato d'ansia continuo per fogliettini che devono essere vistati, rinnovati, se non ti presenti in tempo non succede comunque nulla perché non si riesce a mandare via nessuno, però è sempre uno stress. Allora, cosa abbiamo stabilito? Cominciamo a rimuovere il primo ostacolo, rendiamo fluida la circolazione mettendo anche, e poi sarà affrontato meglio a chi ne sa più, il discorso degli italici, cioè coloro che sono di cultura italiana e possono dare un grande apporto al nostro paese, con situazioni che abbiamo accertato non sono neanche tanto facili per loro. Tanta gente è rimasta bloccata fuori dall'Italia, è capitato una cantante lirica per dire, non ha potuto continuare il suo recital perché non c'era il timbro a posto. Ecco, evitiamo queste cose, evitiamo la violenza del timbro che ti ferma, che non ti fa andare avanti. Questo è il primo passo. Fatto questo primo passo, poi sta alla società, sta alle organizzazioni, sta alle regioni in particolare a rendere possibile che questo succeda, anche perché qui sono previste agevolazioni fiscali per chi ospita, eccetera. È questo, io mi fermo, adesso giusto che... Se vuoi... direi che l'onorevole Porta, se magari... Vogliamo, allora intervieni subito, se no facciamo dire qualcosa sugli italici a Umberto. Bene, poi... Mi scuso direttamente con voi, stavamo terminando... Aldo, ti prego di chiudere il microfono. Allora, no, intervengo semmai, do qualche spunto in più ai nostri amici che, a parte, diciamo, Aldo... Aledda che di fatti è un cofirmatario della legge, perché con il comitato 11 ottobre da un paio d'anni stiamo lavorando sul contenuto della legge, ma direi qualcosa di più. In realtà stiamo lavorando su un messaggio che vogliamo mandare al Paese e per questo sono molto contento di avere appunto alla mia destra Umberto Laurenti, che rappresenta in qualche modo il movimento degli italici in Italia e nel mondo, no? Lanciato dal manifesto italico di Piero Bassetti, anche l'amica Letizia Sinisi, che da diversi anni lavora sulle radici, sulle roots, sulle origini italiane o italiche di probabilmente decine di milioni di nostri connazionali in tutto il mondo. La legge infatti, ed è questo insomma il messaggio che noi vorremmo dare al Paese a partire dalla conferenza stampa di oggi, al di là dei suoi aspetti che poi possiamo anche in qualche maniera definire, abbiamo anche delle copie che possiamo ovviamente poi mettere a disposizione dei presenti, vuole lanciare un messaggio, cioè noi siamo il paese con la recessione demografica più drammatica tra quelli dell'Unione Europea, dati tra l'altro confermati dal rapporto Istat che è stato presentato proprio qui alla Camera stamattina. Nell'ultimo decennio, ci dice l'Istat, abbiamo perso oltre 1 milione di unità. In realtà questi sono poi dati falsati al ribasso, perché se noi dovessimo escludere dai 60 milioni di italiani i 6, ormai 7 milioni di italiani che vivono all'estero, vediamo che questo numero dei 60 milioni è ben lontano dall'essere il famoso 60 milioni di italiani al quale siamo stati abituati da diverso tempo. È un numero che si mantiene grazie alla crescita degli italiani all'estero e anche alla lenta integrazione degli stranieri in Italia, che probabilmente meriterebbero con leggi specifiche sulle quali ovviamente noi lavoriamo pure, anche se non sono oggetto di questo provvedimento. Quindi il messaggio è questo: noi abbiamo
un problema drammatico, un problema economico, perché la demografia è direttamente responsabile dei risultati dell'economia, e abbiamo delle soluzioni. Ovviamente questa non è l'unica soluzione, però avere nel mondo 120, 200 milioni di italici, 60, 70 milioni di italo-discendenti, avere un contingente così forte di popolazione che avrebbe naturalmente una propensione a investire, a studiare, a vivere, a scegliere il nostro paese come proprio destino, ci dovrebbe, diciamo, porre, non dico in testa, ma sicuramente tra i primi paesi europei in termini di attrazione anche da un punto di vista demografico. In realtà succede il contrario, quindi la legge vuole porre questo problema. Lo pone in maniera innovativa. Sappiamo che quando si innova si va incontro anche a delle criticità. Io ho detto da subito, questa legge non è la Bibbia, non è il Vangelo, è una proposta di legge. Non a caso si chiama proposta, perché le proposte vanno emendate. Noi faremo delle audizioni nelle commissioni competenti per raccogliere spunti, suggerimenti, modifiche ove fossero necessarie. Però è una legge innovativa, intanto perché parla di semplificazione, quindi è quasi rivoluzionaria quando si parla in Italia di semplificare. Già lo stesso intento è di per sé meritevole. Poi per la prima volta si sdogana, utilizzando una parola abusata forse, il termine italico, che forse, se non mi sbaglio, per la prima volta entra in un provvedimento legislativo, e lo fa utilizzando una serie di strumenti dal punto di vista ovviamente fiscale, dal punto di vista della semplificazione del visto, che noi pensiamo possa essere un visto di 5 anni per chi vorrà studiare, lavorare, investire in Italia. Tra l'altro lo fa in una maniera molto semplice, riprendendo il tema della legge, perché non necessariamente a queste persone noi chiediamo la cittadinanza italiana, no? Spesso usata e abusata, o anche al centro in positivo o in negativo di una pressione probabilmente anche eccessiva, e lo dico io come eletto in Sud America. Ecco, in questo caso all'italo discendente, all'italico, all'amante dell'Italia, si chiede la conoscenza della lingua, si chiede ovviamente l'intenzione e l'impegno, insomma, a trasferirsi nel nostro paese, ma non è la cittadinanza, non è il documento, non è il passaporto il discrimine principale. Ecco, si vuole aiutare il paese a combattere la recessione, si vuole aiutare l'Italia a combattere in particolare lo spopolamento delle aree interne, che è l'altro grande elemento sul quale tra l'altro stiamo lavorando. Poi parlerà Letizia Sinisi anche col turismo delle radici, cioè aiutare le aree più piccole, quelle a rischio spopolamento, a ripopolarsi di questa popolazione. Non crediamo di avere la ricetta magica, la ricetta miracolosa, ma crediamo di dare perlomeno un percorso, un segnale verso il quale poi chiameremo tutte le forze politiche a convergere. Per adesso le firme sono di colleghi del gruppo del Partito Democratico. Io sono certo che anche colleghi di altri gruppi firmeranno la nostra legge. Per adesso io preferirei sentire Umberto Laurenti, Letizia Sinisi, e non entrare nel merito della legge, che comunque poi lasciamo qui per chi volesse farne uso. Grazie. Grazie onorevole Porta. Si è parlato degli italiani all'estero, della cultura italiana, e questo disegno di legge introduce un termine che è poco conosciuto, non si capisce a chi è riferito bene, eccetera. Però qui abbiamo la persona, una delle persone che è molto vicino a Bassetti, che è la cognata, e che ci potrà spiegare bene chi sono gli italici. Innanzitutto io ringrazio, perché effettivamente è il primo testo, per ora una proposta, primo testo di legge che prevede l'uso di questo termine non come aggettivo ma come sostantivo. Quindi non, e spesso, se ci fate caso,
quando si usa in termine come aggettivo è dispregiativo, ha la maniera italica, l'andazzo italico, no. Gli italici sono delle persone per bene, non solo gli italiani, gli italici sono coloro che senza avere nemmeno una goccia di sangue italiano amano l'Italia, l'amano per motivi culturali, perché amano la sua storia, la sua cultura, la musica, il cibo, la natura, i monumenti, il modo di essere italiano, se permettete anche l'empatia italiana, il modo di rapportarsi. Quindi grazie, e grazie anche per avermi autorizzato a esprimere qualche critica, perché io considero che ogni proposta di legge va migliorata giorno per giorno, se non altro finché non è approvata, poi anche dopo possibilmente. E io direi che la qualifica di italico deve trovare finalmente un suo uso, un suo utilizzo attraverso ad esempio una postilla da mettere sul visto di soggiorno. L'ideale sarebbe codificare, sperimentare la doppia cittadinanza a tempo. Però iniziamo con la postilla di italico. Allora, siccome le accuse poi piovono subito, ah, voi volete fare un disastro? No, noi siamo anche rigidi, gli italici non sono tutti, bisogna accertarlo. Preciso, il disegno di legge non c'è la previsione di una postilla. Perché... No, lo so, sto facendo io una proposta aggiuntiva. Va accertato lo status di italico, e chi lo può accertare? Bah, c'è solo l'imbarazzo della scelta, gli istituti italiani di cultura all'estero, la Dante Alighieri per quanto riguarda la lingua, le camere di commercio all'estero, le entità pubbliche e private con finalità formative. A loro viene dato il visto di soggiorno per 5 anni, poi si fa la verifica, come analogamente a quanto avviene oggi per i cittadini europei. In questo non è dirompente. I requisiti di legge devono essere rispettati, ovviamente, quindi la buona condotta, l'assenza di reati. Bisogna fare attenzione ad evitare il riespatrio, perché se vi leggete le statistiche, quasi 2/3 dei non italiani, diciamo così, che arrivano in Italia, dopo un anno o due se ne vanno dall'Italia. E l'Italia in quel caso fa solo beneficenza, non ha nessuna utilità dal passaggio di questi non italiani che arrivano in Italia. Questo è un fenomeno che andrebbe studiato con più cura. È stato detto, il titolo è un po' lungo, addirittura io lo allungherei ancora un po', perché a me piacerebbe se dicesse un visto contro lo spopolamento per favorire nuove cittadinanze, per lo sviluppo e la sostenibilità del debito pubblico, perché sono tanti i settori che potrebbero beneficiare di un'innovazione del genere. Non solo rientri, quindi, non solo rientri, ma nuovi flussi di cittadinanza consapevole. E sottolineo consapevole, mi rivolgo, vedo il direttore del Commercio Turismo, oggi Roma in particolare, l'Italia in generale, è invasa di turisti. Per carità, come si dice a Roma, non si sputa nel piatto dove si mangia. Per carità, però scegliamolo il piatto. E allora, se possibile, indirizziamo, facciamo venire in Italia turisti consapevoli, cioè quelli che sanno apprezzare la nostra cultura. Qual è la controprova? Che poi ci tornano. Chi conosce Venezia sa benissimo che Venezia è sempre stata invasa di turisti, ma in genere sono turisti che ci vanno una volta nella vita. A noi interessano i turisti consapevoli che, per amore della cultura italiana, del modo di essere italiano, eccetera, poi ci tornano e investono e si comprano casa e ripopolano. A me ha fatto impressione prima, mia mamma era nativa di un paesino, di un paese in provincia dell'Aquila, Barisciano, che era molto importante tanti anni fa, era sede di premura, era sede di pretura, oggi è ridotto a 1669 abitanti. È chiaro che è un problema, ma io che vivo all'estero,
o che sono italico. Molti stanno a Chicago e al sindaco addirittura a Chicago hanno dato anche la chiave della città. È suocero del mio amico. Bene. Va bene, questo tanto per fare un esempio. Quindi non solo rientri ma anche nuovi flussi di cittadinanza consapevole. Non voglio essere frainteso, non ci interessano solo anziani italo-discendenti che vengono a fare il fine vita in Italia. Ci interessano italo-discendenti ed italici che portano qua il loro sapere, il loro lavoro, il loro contributo anche culturale, ma di tutti i tipi. Occorre fare per questo leva, scusate, anche qui sono un po', forse un po' dirompente, sì, per carità, va bene tutti gli incentivi per il Made in Italy, per il commercio, qui però bisogna incentivare il soft power, bisogna incentivare la creazione, l'esistenza di ambassadors, di testimonial, di influencer che portino, che siano i testimoni italici nel mondo, sulla nostra realtà, sia come persone che come realtà associative che esistono nel mondo. Quindi, finisco. Per fare questo ci sono tanti strumenti. Ieri la Regione Lombardia ha approvato una legge regionale sui Lombardi nel mondo che prevede un premio, che prevede una consulta regionale, che prevede uno stanziamento per favorire lo sviluppo, la circolazione dei talenti, l'inserimento nei mercati di valore, del lavoro e così via. In sostanza, al di là di ogni legge, con poche misure e non troppe risorse, bisognerebbe progettare la creazione di un portale per il censimento del capitale umano operante all'estero, italico ed italiano. Creare una piattaforma tecnologica interattiva per la interconnessione globale, perché ormai la nuova forma di territorio è il web. E sul web si può creare la Italica Global Community, con l'interconnessione in ogni parte del mondo degli italici, degli italo-discendenti, degli italiani all'estero. Insomma, è inutile che adesso continuo con qualche piccola proposta aggiuntiva. Spero, penso, mi auguro che il Parlamento nella sua interezza, grazie al proponente principale, alla prima firma, adesso sta a noi, a tutti, all'opinione pubblica, soprattutto a chi crede appunto nel soft power italico, a chi crede in questa civiltà che resiste da millenni nonostante l'impoverimento demografico, che non è la prima volta che avviene nella penisola, si è saputo sempre riprendere. Bisogna incentivare tutto questo coinvolgendo il massimo dell'attenzione dell'opinione pubblica e quindi di tutte le forze politiche. Noi come italici, io sono solo il vicepresidente, non il presidente è Piero Bassetti che ha 95 anni compiuti, ma mentre entravo qui alla sala stampa mi ha chiamato raccomandandosi, mi raccomando, io ci sono sempre e devo dire su questa tematica c'è da sempre anche il Presidente della Repubblica Mattarella che ha sempre favorito l'accreditamento di questa tematica. Grazie. Grazie a te e ti applaudiamo, ti ringraziamo rivolgendo un applauso anche a Piero Bassetti. Ecco, io abbiamo altri tre interventi, due non sono qui sul tavolo, quindi manca un quarto d'ora, regolatevi voi. Letizia Sinisi, Italy Routing Consulting. Grazie dell'invito e complimenti all'onorevole Porta e agli altri onorevoli che hanno pensato a questa proposta di legge che effettivamente, essendo in contatto costante con le comunità all'estero, in realtà va a dare delle risposte. Sarò molto breve. Io mi occupo per una storia personale, dal 1991 ho fatto un video del mio paese per i miei parenti che ho cercato negli Stati Uniti. E man mano che poi in realtà oggi lì
li invitiamo a venire, quindi a ritrovare le proprie radici, mi rendo sempre conto che noi proprio qui nel presente, siamo ponti, fondamentalmente siamo dei ponti, un ponte tra il passato e il futuro. Però come farlo? Cioè, quando sento turismo delle radici, turismo genealogico, turismo del ritorno, diciamo, dove tornano, no? Tornano verso la loro storia, quindi noi siamo accomunati da una memoria storica con coloro che sono discendenti o anche semplicemente simpatizzanti della nostra cultura, quindi tornano delle radici culturali che sentono molto forti. Io ho ricevuto un libro da una signora americana che è stata più volte in Italia e che si definisce Italian wannabe. Dico, ma che sarà? Aspirante italiana. Voglio essere italiana, io ho fatto il test del DNA, non mi risulta nessuna percentuale d'Italia, però io voglio essere italiana. Ecco, lei è una pura italica, come l'esempio che è stato fatto poc'anzi. Allora, abbiamo messo su, io ho iniziato dalle radici dei territori. E chi è nei territori? I sindaci sono nei territori, le persone, le amministrazioni che lavorano a contatto con le comunità. E abbiamo creato un vero e proprio modello territoriale. Questo modello territoriale in connessione con il corridoio produttivo e culturale Italia-Argentina. Perché? Perché l'intuizione che io ebbi anni fa, infatti non ho mai chiamato turismo il ritorno alle radici, ma rootismo, rooting, come il radicamento, quella forza che prende l'infa dalle radici e ti spinge verso il futuro, verso la vita, ho creato un gruppo internazionale di ambassador, proprio di rappresentanti nei vari paesi per comprendere bene questo fenomeno, che non è mercificazione, non è qualcosa che è un prodotto da vendere, punto, ma è un'esperienza di vita per chi torna. E in quella circostanza ho capito che le storie di immigrazione sono tutte diverse, ma nella stessa America Latina i vari paesi hanno caratteristiche diverse, per non parlare dell'Australia, dove ci dicono invitateci, ci sentiamo lontani, ci sentiamo distanti, quasi abbandonati, no, dall'Italia. Questo è un senso che loro provano di abbandono costante. Allora, venendo da un'esperienza aziendale, progettuale, manageriale, non ho fatto che applicarla al mondo del turismo. E trovando, per esempio, in Argentina l'ambassador è Nicolas Moretti, che è il presidente del corridoio produttivo, e ha messo su un'agenzia che si chiama Actia, in cui, diciamo, noi aderiamo, ci sono diverse convenzioni con varie parti sociali, che è un'agenzia di coordinamento territoriale Italia-Argentina. Che significa? Che il territorio che si va a coordinare diventa il territorio Italia-Argentina, non è più il territorio nostro locale. Quindi dobbiamo un po' aprire la prospettiva e guardare a un territorio che parli a doppia via. E questo significa tornare a casa, quindi c'è il programma Routing Tornare a Casa per quanto riguarda i viaggi del ritorno, il ripopolamento che può essere anche residenziale per lavoro o per studio, ma anche per ispirazione per gli artisti, per esempio, che amano il nostro paese. E questo come lo facciamo? Mettendo insieme i comuni. Nel 27 giugno andiamo a pubblicare ufficialmente quello che è lo studio a restituire al territorio abruzzese del Pescarese, in modo particolare il modello Penne. Il modello Penne che vede una grossa finestra verso gli argentini, in questo caso verso i sindaci argentini che vogliono entrare in contatto stretto con i nostri sindaci e quindi vanno così a generare degli interscambi culturali, turistici ed economici. E questo è molto forte perché sono protagonisti i luoghi, diventano con dei patti di area dei forti partner concreti, operativi, con progetti specifici. Finisco dicendo che per questo servono strumenti
E c'è uno strumento incredibile che dei ragazzi italo-brasiliani hanno sviluppato, che si chiama Spazio Italocam. È uno spazio multimediale in cui attraverso la gamification, quindi il linguaggio dei giovani, perché noi dobbiamo guardare il futuro. Concordo quando il dottor Laurenti diceva: non pensiamo sempre solo alle vecchie generazioni, perché le vecchie generazioni, ahimè, anche noi siamo, diciamo, andati un po' col tempo, in qualche modo vanno a finire. Invece le nuove generazioni cosa ci dicono? Ci dicono: noi non ci sentiamo italiani, ma siamo fieri e orgogliosi di avere sangue italiano, siamo globali, perché sono cittadini globali. Grazie. Ma alla fine, insomma, iniziamo a pensare col noi, non c'è un noi o un voi, ma solo un noi. Grazie. Grazie anche per queste, per ricordare queste esperienze concrete. Adesso la professoressa Locci, Manuela Locci, se prende il posto di Letizia Sinisi, dalla sua attività si evidenzia in maniera chiara che è una persona che è andata via dal suo paese, anche se ci torna, perché ci fa pure l'assessore alla cultura. Manuela Locci è una storica dell'Università degli Studi di Torino ed è assessore alla cultura al comune di Ballao, se non sbaglio 600-700 abitanti, in provincia di Cagliari. Prego. Grazie. Con la brevità, Allora, sarò molto breve. Oggi innanzitutto ringrazio per l'invito, sono qui oggi in doppia veste, quella di storica del turismo. Mi occupo di storia del turismo e mi interessa molto quello delle radici, quello delle origini. E sono qui anche come amministratore pubblico, perché appunto sono assessore alla cultura in un paese che ha grosso rischio spopolamento come il mio. 15 anni fa eravamo più di 1200 abitanti, ora siamo 740. Questo per dare il senso di cos'è lo spopolamento e di cosa significa numericamente, ma non solo numericamente, perché spopolare significa impoverimento. Da ogni punto di vista, culturale, sociale, economico, della persona. E quindi della persona ovviamente si riversa poi su quello che è la comunità. Perché ci interessa? Oggi sono felice di essere qui per questa legge, per questa proposta, perché il turismo in pratica delle origini, delle radici può essere una chiave, un modo per far riavvicinare gli italici di seconda, terza generazione, quelli che più ci interessano perché sono più produttivi, possono in qualche modo riavvicinarsi alle loro origini e riappropriarsene in qualche modo. E ecco, investire. Ci sono dei casi in cui gli oriundi e gli italici coincidono in un certo senso, però gli italici non hanno origini italiane. No, certo, però si ritrovano nella cultura italiana, è quella la molla che fa scattare. Non tanto essere, cioè come diceva la signora, no, non ho nessuna, non ho sangue italiano, ma mi sento, vorrei essere, voglio avvicinarmi a quella cultura. Concludo perché il tempo è tiranno oggi. Allora, perché qui il signore a mio fianco ha detto la Sardegna non è attrattiva, in qualche modo, mi dispiace questo. Allora, possiamo essere attrattivi, però servono i servizi, come ad esempio la digitalizzazione. Ci sono tantissimi giovani che oggi sono nomadi digitali, noi abbiamo tantissimo da offrire e poi questi servizi che interessano le persone che arrivano in realtà interessano anche quelle che ci rimangono, quindi sarebbe un doppio guadagno, ok? Una cosa fatta per tanti, non solo per chi torna. Questa è un'altra chiave di lettura, ancora, e sono parole ovviamente di un amministratore, non di una professoressa di storia. Però diciamo che concludo dicendo che ovviamente il problema dello spopolamento non lo risolviamo con una tantum, è ovvio, è un problema che ha talmente tante sfaccettature che ha bisogno di tante soluzioni. Questa legge potrebbe essere una delle soluzioni attive e ben vengano tutte le iniziative di questo genere che danno modo ai piccoli paesi come il mio di potersi riprendere. Grazie. Grazie Emanuela, grazie per essere con noi. Ricordo che Emanuela ha tenuto conferenze nelle migliori università del mondo, ecco, anche se sembra molto piccola. Prego, è arrivato l'onorevole Di Sanzo e chiedo di sedersi qui al tavolo. Ascoltiamo un altro intervento. Sabrina Simone,
già sindaco di Pretoro, attualmente imprenditrice. Grazie Sabrina per essere con noi. Grazie a voi per l'invito, grazie all'onorevole Porta e all'onorevole Di Sanzo per questo incontro. Io farò un intervento molto breve e forse anche un po' più crudo, un po' più terra terra, perché avendo fatto il sindaco in un paese dove subito nel dopoguerra c'è stata una fortissima emigrazione verso il Nord America, sul Canada, sono un po' abituata a avere a che fare proprio con terra terra, diciamo così, con i problemi terra terra. Quando ho letto il titolo di questa proposta, diceva disposizione di semplificazione amministrativa. Purtroppo a me spesso succede che quando si parla di semplificazione nella pubblica amministrazione ciò che succede è proprio l'esatto contrario, che si aumentano poi gli adempimenti. E qui parlo da amministratrice locale, l'assessore lo sa. Le anagrafe dei comuni, dei piccoli comuni, sono oberate da un carico di lavoro che io non avrei mai immaginato se non avessi fatto il sindaco. Per motivi di personale praticamente ridotto all'osso, io sono stata responsabile del settore amministrativo e finanziario del mio ente. Io ogni mattina firmavo per l'anagrafe dai 50 ai 60 documenti. Ora, quando nella legge leggo, in maniera, onorevole mi permetta questa cosa, leggo che i permessi di soggiorno definitivi... Questo a testimonianza che non ci siamo messi d'accordo siamo prima, messi d'accordo. E che il metodo che stiamo usando è quello proprio di suggerimenti successivi. Questo è il contributo che posso dare io, cioè da un mio punto di vista. Poi vi racconto un'altra cosa personale, ma ve la lascio alla fine. E la mia paura è che poi i responsabili dell'anagrafe praticamente si suicidano senza considerare il fatto che bisogna anche considerare quelle che sono le responsabilità. Ora, e qui faccio una chiosa di tipo generale, quello che si sta assistendo negli ultimi anni è da parte dello Stato centrale, lo scaricare sugli enti locali e sui comuni la maggior parte delle responsabilità e delle funzioni, accentrando poi invece a sé le risorse e il personale. I piccoli enti si ritrovano senza risorse finanziarie e senza risorse personali, senza considerare le innumerevoli responsabilità che cadono sugli amministratori locali, i sindaci. Io vi dico, non ve lo dico quello che ho dovuto passare come responsabile della pubblica sicurezza, però è così. È così per l'anagrafe. Quando un responsabile dell'anagrafe si troverà a rilasciare un permesso temporaneo, un permesso permanente di soggiorno ad una persona che magari non ha avuto modo di conoscere, io ho qualche perplessità, io questo ve la butto lì. Non vado oltre, vi racconto di un ex mio compaesano che era stato in Venezuela, è ritornato, ha fatto un capannone e io in quel capannone ad oggi ho l'attività con mio marito. Questo per dire la ricchezza che poi chi rientra dall'estero ha per il proprio territorio e delle opportunità che dà a chi ci sta. Grazie. Grazie Sabrina, diciamo pure è una invenzione nuova per l'edilizia, quindi è un brevetto nuovo, quindi complimenti anche per questo. Una brevissima considerazione, perché non è breve, ma abbiamo anche un oriundo italiano che adesso non è che si trova in America, in Australia, sta in Francia, però sempre oriundo italiano, anche non ha la cittadinanza. E un minuto per dire, pigia il pulsante però, o vai là. Professor Alexander Del Valle, che è docente alla LUIS, è in Francia, è un esperto di geopolitica, uno dei più grandi esperti europei. Grazie Gianni, saluto il senatore, ex senatore e parlamentare Porta, che ci ha accolto parecchie volte per un altro tipo di convegni. E, volevo testimoniare una cosa che magari avrete difficoltà a credere. Un amico mio è figlio di un italiano. Okay? Non può diventare italiano quando va all'ambasciata italiana, perché il padre, non essendo naturalizzato con jus soli, cioè non è stato naturalizzato francese con l'automaticità a 18 anni quando sei nato in un paese, ha voluto diventare italiano, allora è considerato come un traditore, perde per sempre per lui e la sua discendenza
la cittadinanza italiana. Però stranamente il mio amico è riuscito a diventare italiano. L'ambasciata ha detto, ma guarda, quando il padre si è fatto italiano, dopo il matrimonio, sì, 15 anni dopo, va bene, sua madre, che è totalmente bretone, che non parla né una parola italiana, in italiano, la madre è stata considerata dal ministero come italiana e lui è diventato italiano non grazie al padre che è nato italiano in Italia, però grazie alla madre bretone. Io ho un altro esempio, mio nonno siciliano, come l'onorevole Porta, lui è nato a Tunisi, mio padre, di un padre italiano, siciliano, totalmente siciliano, è cresciuto a Tunisi, è andato alla scuola italiana, quando c'erano molti siciliani a Tunisi, siamo di cultura profondamente siciliana e italiana, siamo anche un po' italofoni, come lo vedete, non perfettamente, però siamo abbastanza italofoni, e io non ho il diritto di essere italiano perché mio padre, quando lui è nato italiano mio padre, però quando mio nonno ha voluto farsi naturalizzare francese a Tunisi, pur essendo mio padre nato italiano, ha perso la nazionalità italiana per sempre, per lui e la sua discendenza, solo perché invece di aspettare 18 anni per diventare francese, si sono fatti italiani quando mio nonno aveva, non so quanti, mio padre aveva 19 anni e allora a 19 non eri ancora maggiorenne, era 21 anni. E lo vediamo come una cosa profondamente ingiusta, perché io conosco molti brasiliani che non conosco né una parola di italiano, che hanno neanche un bis nonno, non hanno niente di italiano, però siccome hanno un nome italiano e questo italiano cent'anni fa era diventato brasiliano, non naturalizzandosi però con gli Ius Soli, sono rimasti italiani con 8 generazioni. Lo vediamo come una profonda ingiustizia, che noi non possiamo ridiventare italiani mentre siamo figli di italiani, nati italiani, mentre un tizio che ha un neanche 8 generazioni passate prima di diventare, lui può diventare italiano. E secondo me questo sarebbe interessante metterlo anche nella legge, perché io ad esempio ho comprato casa a Piazza delle Coppelle, non costa niente all'Italia, do denaro all'Italia, sono di origine italiana, ho lavorato per un deputato italiano al Parlamento europeo, e però non posso essere italiano perché siccome non sono fiscalizzato in Italia. Sei un italico, adesso però dobbiamo chiudere. Però vivo 50% del tempo in Italia e siccome non sono fiscalizzato non posso. Ma queste sono cose tecniche. Adesso. No, era solo questo, sì, ho finito. Per farti dire che dire che è una profonda ingiustizia. Alexandre, non fai il professore. Sì. Sì, autorevole come professore, questo lo mettiamo in dubbio. Milioni così in Francia di origine siciliana. Ci sono anche tanti altri professori di origine italiana e italici. Ecco, parlo in nome di milioni di italiani francesi. Questi sono problemi ben noti, sì. Cioè non è che c'è bisogno di continuare, perché comunque sono problemi che per noi sono molto ben noti, all'onorevole Porta. Non sapevo. Sono noti, abbiamo anche proposte di legge denominate a questi problemi che vanno avanti da anni. L'onorevole Porta, che ha fatto più legislature di me, io sono alla prima. È anni che porta la battaglia sul riacquisto della cittadinanza, è alla stessa cosa, perché sono altre proposte di legge che non vanno in questa proposta di legge. Questa proposta di legge riguarda uno specifico problema che è diverso, allora proprio leggerò. Perché le altre proposte di legge, abbiamo altre proposte di legge che invece vanno ad attaccare il problema del riacquisto della cittadinanza. Allora, quindi questo è un lavoro che sta andando avanti in maniera parallela a queste, su cui da tempo l'onorevole Porta sta facendo una battaglia, così come altri deputati, amici eletti all'estero, e anche io stesso ho presentato una proposta di legge al riguardo. Quindi questo è un problema molto noto a noi, noto a tutti i che vivono all'estero. Sì, sì, volevo precisare questa cosa. Sì, io l'avrei spiegato fuori dalla conferenza, però adesso... Velocissima, attenzione che questa proposta di legge prevede un visto quinquennale emesso dal consolato e poi diventa visto permanente dopo 5 anni da parte del comune. Il comune 5 anni avrà conosciuto la persona che sta lì, ecco. Cioè non è una scure, una ghigliottina che cala sui comuni. No, va bene, i tempi sono bene. Per la conclusione, l'onorevole Di Sanzo, poi se l'onorevole Porta vuole aggiungere qualcosa.
No, no, prego Fabio, se vuoi aggiungere. No, ecco, io sono arrivato un po' tardi, volevo semplicemente fare alcune considerazioni a questa proposta di legge, che ovviamente è parte di un'iniziativa e di un percorso che va avanti da molto tempo, di cui l'onorevole Porta mi ha fatto partecipe e ovviamente ha percorso negli anni. Si tratta proprio di risolvere una serie di problemi che riguardano gli italo-discendenti e più generalmente gli appassionati d'Italia e quelli che hanno un amore verso il nostro paese, ma in particolare per gli italo-discendenti diventa particolarmente importante proprio perché abbiamo problemi legati al riacquisto della cittadinanza che abbiamo menzionato prima e ovviamente ad alcune pratiche burocratiche di chi veramente vorrebbe venire a vivere nel nostro paese, ma viene messo allo stesso livello di chi invece chiede la cittadinanza per discendenza, semplicemente, purtroppo a volte semplicemente senza un vero interesse per il nostro paese, e si creano enormi e molto spesso quasi insolvibili carichi presso i nostri consolati all'estero, incluse appunto lunghissime liste d'attesa. Questa proposta di legge si propone invece di dare la possibilità a chi veramente ha un amore, un affetto verso il nostro paese, o per discendenza o per passione, o perché appunto aveva anche ha subito l'ingiustizia della perdita della cittadinanza che conosciamo bene, dare invece un'altra via che oggi non esiste, proprio per, semplificando le attuali normative, proprio per dare la possibilità di chi ha l'amore per il nostro paese di tornare, di dimostrarlo attraverso questo visto, tornando in Italia e veramente cercando qua di costruire qualcosa. Perché riteniamo che il contributo degli italo-discendenti diventi poi fondamentale per noi e diventi anche un volano di sviluppo economico, sociale, culturale per il nostro paese. Quindi questa proposta nasce da un'iniziativa di coinvolgere le nostre comunità all'estero, i nostri italo-discendenti e tutti gli appassionati di Italia e del nostro paese, per farli diventare partecipi di un percorso che credo possa veramente rappresentare una grande ricchezza che ancora oggi il nostro paese purtroppo non ha trovato il modo di sfruttare e di usare in maniera vera affinché aiuti il nostro paese. Quindi concludo, è ovviamente un modo che poi ovviamente sarà partecipato da un percorso legislativo certamente non immediato e non necessariamente facile, però credo sia un'idea importante di cui iniziare una discussione, perché diventa il vero unico modo oggi proposto pratico per sfruttare il nostro soft power nel mondo. Grazie. Grazie onorevole Di Sanzo. Una domanda veloce da parte di Sgembri. Molto pratica. Ecco, vogliamo attirare. Bene, io sono cresciuto all'estero, sono cresciuto in Brasile, anche se sono nato da italiani in Italia. Ho dovuto fare l'esame di Stato per essere riconosciuto il mio titolo liceale e entrare all'università. La mia patente, già allora, l'onorevole Porta adesso è ripresentato 50 anni fa, io, inutile, c'era la patente brasiliana, in Italia non era riconosciuto. Quindi se dovevo venire un anno in Italia, cioè fare l'esame di Stato, fare la patente in Italia e altre cose, non l'avrei fatte. Turismo dell'origine, che cosa bella. Un albergo di Napoli, il direttore che conosco, che è un grande albergo, voleva partecipare, non sa che cosa fare. Dice, io faccio uno sconto speciale per gli italiani che vengono dal Brasile. Che deve fare? Una regione intera italiana non è rappresentata, l'Abruzzo. Voglio dire, no? Che deve fare l'Abruzzo? Ha chiamato la Ministero degli Esteri, non sapevano neanche di che cosa stesse parlando. Ci sono dei coordinatori regionali che comunque
dovrebbero essere delle radici, non ne parlerei ora perché questa è un'altra iniziativa su cui abbiamo anche fatto una conferenza la settimana scorsa e su cui io e l'amico onorevole Porta abbiamo presentato un'altra risoluzione che è in congiunta alla Commissione Affari Esteri, alla Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo, di cui io sono membro, l'onorevole Porta è membro della Commissione Affari Esteri, e quindi già lo stiamo attenzionando con la massima attenzione possibile in questo momento attraverso un'altra via. Voi lo state facendo ma non è successo niente ancora? Non è il coordinatore dell'Abruzzo non si è messo d'accordo per questo, con nessuno. È proprio per questo che abbiamo presentato una risoluzione per attenzionare il problema di cui siamo perfettamente consapevoli. Non devo fare le conclusioni, ringrazio il collega Di Sanzo e gli altri colleghi firmatari del progetto di legge. Le domande, come ha detto il collega, sul turismo delle radici e anche sulla naturalizzazione, stiamo intervenendo ovviamente su altri versanti e con altre iniziative, per cui vi terremo aggiornati, sicuramente riprenderemo anche le considerazioni fatte adesso dall'amico Sgembri, abbiamo presentato la risoluzione proprio per evidenziare questo tipo di criticità e di problemi. Grazie a tutti.